Allora, ragazzi, amici, e benvenuti su questo nuovissimo vlog. Oggi un po' di cose da dirvi, partiamo subito dall'inizio. In questi giorni mi ha contattato Luigi Curia, che è... Chi è Luigi Curia? Vi domanderete. Ok, Luigi Curia è uno youtuber che segue il mio canale e mi ha contattato per chiedermi se potevo fare da beta tester per un gioco indie horror che ha creato, un gioco corto che fa parte di una trilogia. Ho sviluppato il primo capitolo, ci saranno gli altri. A me è sembrata una roba molto carina, insomma, da fare. Non ho mai fatto il beta tester, va bene, facciamolo. Il gioco non è lunghissimo, è corto, è fatto, quindi è proprio indipendentissimo, nel senso che è stato lui a farlo. Come stile è un punta e clicca, che si rifà un po' ai giochi degli anni 90, tipo Fantasmagoria, per chi si ricorda, o Gabriel Knight, praticamente, dove hai una parte in fotografia e le transizioni in video. Gli ho chiesto se potevo pubblicare il gameplay, quindi fare un gameplay sul mio canale. Lui è stato contentissimo, mi ha dato l'autorizzazione. Nei prossimi giorni vedrete il gameplay di questo gioco. La cosa che voglio da voi, fan e youtuber del mio canale, è semplice, vi rubo pochissimi proprio secondi. La cosa carina sarebbe lasciare dei consigli, o meglio, visto che fa parte di una trilogia e questo è il primo capitolo e andrà a sviluppare gli altri due in questi giorni, penso che stia scrivendo la trama, stia facendo le cose, sarebbe carino che ognuno di noi gli desse dei consigli. I miei glieli ho già dati e li vedrete sul gameplay. E voi dovete soltanto, magari dopo averlo visto, lasciare il vostro consiglio. Non scrivete "il gioco mi fa cagare", lasciate perdere questi consigli, servono consigli costruttivi. Lasciate soltanto commenti che servano a migliorare questo gioco e a stimolare anche il lavoro di chi lo sta facendo. Chiusa la parentesi su questa roba qua. Quindi io saluto Luigi e gli auguro veramente tanta fortuna con i suoi indie horror e niente. L'altra questione, che è invece una questione un po' più spinosa, è che io in questi giorni, anzi non questi giorni, a momenti dovrò formattare il PC. Lui lì, dietro, perché il Mac va ancora alla grande. Dovrò formattare il PC perché Windows 8 mi sta dando veramente un sacco di problemi, specialmente su quanto riguarda le cose di lavoro, ma anche di giochi, insomma. Ci sono alcuni giochi che volevo fare, di cui volevo fare il gameplay, che non riesco a fare il gameplay, insomma, non... Mi dan problemi con i programmi di registrazione, addirittura alcuni giochi non partono proprio, e via dicendo. Devo fare un downgrade, cioè devo ripassare a Windows 7. Visto che ce l'ho originale, va benissimo, passerò a Windows 7. Il problema in cosa consiste? Ho salvato tutti i giochi con cui sto facendo il gameplay, quindi The Sims è salvato, XCOM è salvato, Spore... No, Spore non è salvato, ragazzi. Il problema è questo, che di Spore non ho trovato la cartella dei salvataggi. Ho provato a cercare su internet, ci sono dei forum che ne parlano, ma sono tutti molto vaghi. Se qualcuno di voi sa dov'è sta cacchio di cartella, me lo dica, perché ho bisogno di salvare i salvataggi di Spore e ricominciare da dove ho lasciato. Se così non fosse, dovrò rifare tutto da capo. Partirò direttamente dalla fase spazio con avventure galattiche, quindi con una nuova razza, mi creerò una nuova razza, quindi non vedrete tutto il passaggio, avrete già il gioco con gli omini, i pippottini, le spore a livello spazio. Niente, questo è quanto, quindi formattazione. Se avete consigli su dove trovare, anche lì, su dove posso trovare la cartella, bene, se no ricomincerò da capo, anche perché ormai questo computer sta esplodendo e quindi andrei a snellirlo veramente tanto, perché eliminerei un sacco di programmi inutili che ho su. Vi ringrazio sempre tantissimo perché mi state dando un sacco di visualizzazioni. Io sto arrivando a quota 500, a 500 dovrò fare un contest, anzi voglio fare un contest, e quindi niente, anche alle visualizzazioni siamo a 73.000, siamo sotto i 100.000, non è poco. Adesso non dico che ho fatto le mega visualizzazioni che può fare magari che possono fare altri youtuber, dove magari in 5 mesi 100.000 iscritti, 40 milioni di visualizzazioni. Quindi vi ringrazio, vi aspetto al prossimo appuntamento, al prossimo vlog, al prossimo gameplay, al prossimo tutorial. Ormai lo sapete come finisco i miei video, restate come sempre sintonizzati e a Wanagana!
dove cazzo sei adesso? Su, giù? Boh. Come run? Madonna mia. Cartone sul muso ti darei.